Nuova denuncia della CGIA di Mestre di Giuseppe Bortolussi contro i dirigenti pubblici. Tra il 2001 e il 2009 i quadri medi e alti della pubblica amministrazione italiana si sono spartiti il denaro risparmiato dai tagli al personale e non solo. Si sono aumentati gli stipendi al punto che la spesa complessiva per le retribuzioni nel settore pubblico è continuata a crescere tra il 2001 e il 2009 dal 10,5% all'11,2% del PIL. È evidente, sottolinea Bortolussi, che non essendo aumentati gli stipendi di infermieri, bidelli, maestri elementari, poliziotti, militari, i dirigenti pubblici medio-alti hanno fatto da idrovora. Ma c'è di più. In Francia, durante lo stesso periodo, la spesa per il personale pubblico è rimasta stabile e in Germania è addirittura scesa dello 0,5%. La ricerca dell'ufficio studi dell'associazione ha scoperto, insomma, che negli ultimi 10 anni i dipendenti pubblici sono diminuiti in Italia di 111.000 unità, creando in alcuni settori anche forti disagi, ma il taglio non è servito a risparmiare, anzi quel denaro è stato usato per aumentare i salari dei dirigenti pubblici, tra i quali coloro che non vigilano sull'assenteismo e che non fanno funzionare gli uffici. Il taglio del personale è servito ad equipararci alla Germania e questo è positivo, dice ancora l'associazione. L'Italia ora conta su 58,4 dipendenti ogni 100 abitanti e la Germania dispone di 55,4 addetti ogni 1.000 abitanti. Ma nel nostro paese abbiamo speso nel solo 2009, l'anno in cui la crisi ha cominciato a mordere, quasi 23 miliardi in più rispetto al paese della Merkel. Un allarme, quello lanciato dalla CGIA di Mestre, per indicare al governo un fronte dove si potrebbe tagliare, un'ipotesi che si infrange contro fortissime resistenze esistenti nel mondo della pubblica amministrazione. È di oggi la notizia che lo stesso vice capo vicario della polizia, prefetto Izzo, ha annunciato ai sindacati che lo spending review del governo prevede tagli per 65 milioni nel mondo della polizia di Stato, che saranno applicati chiudendo presidi della polizia e accorpando la scuola di polizia in seno alla direzione centrale e riducendo il parco auto, ma ha escluso riduzioni di organico e di dirigenti, a meno che non scattino anche per altre forze di polizia.